è stato assolutamente funzionale per assumere la decisione di piano. Punto chiave se si vuole saldare la cultura tecnica con la responsabilità istituzionale delle scelte. Allora, ringrazio ancora anche per queste sottolineature Renato Botti e adesso in 10 minuti vorrei presentare questa giornata cercando di dare una... Se posso avere la prima? Ho detto durante l'introduzione che i PDTA sono uno, non il solo strumento, diciamo, della cronicità. Volevo fare una riflessione di carattere generale nel contesto più generale dei processi di cambiamento della sanità. Noi abbiamo avuto un cambiamento epocale, straordinario, che rimane ancora, diciamo, dal punto di vista etico e politico, il punto più alto forse, e cioè l'883. L'883 ci sono stati tanti atti legislativi primari, secondari, decreti, ma in realtà solo pochi di questi hanno lo strutturale. Bene, io sono convinto che poi con denominazioni diverse e quindi la presa in carico della cronicità ha segnato, a mio modo di vedere, cronicità, presa in carico, integrazione ospedale e territorio rappresenta la vera quarta riforma del Servizio Sanitario Nazionale, difficile, lunga, perché ha connotazioni del processo riformatore. L'altra osservazione che vorrei fare, richiamando anche un aspetto anticipato da Botti, è questo. Io credo che, come dire, la pandemia ha dato anche un significato più profondo a questo processo, che l'assistenza territoriale, la cronicità, le comorbidità erano i determinanti e rimangono ancora i determinanti sia per il governo. Misura un processo di riforma è diventato ancora più evidente in maniera drammatica esattamente con la pandemia, non solo, ma, e qui è l'altro, negli atti del governo e delle regioni, ricordo che il Fondo Sanitario Nazionale è stato aumentato di 4,6 miliardi di euro del MES, che sarebbe una follia non utilizzare, e poi abbiamo i 209 miliardi del Recovery Fund e nelle linee guida del governo c'è una parte strategica ripetibile di ammodernamento del Servizio Sanitario Nazionale, e nell'ambito di questo ammodernamento l'assistenza territoriale, la continuità ospedale-territorio, un nuovo modello che integri le variabili, non le separi, secondo me è, come dire, il punto chiave. Questo sarà un punto decisivo per il futuro del Servizio Sanitario in Italia e non per noi, ma anche per il futuro, per le nuove generazioni. Abbiamo un'occasione irripetibile, unica, anche di finanziamento. Se non riusciremo a cogliere questa opportunità, ci sarà un risvolto negativo per tutto il sistema, ma non solo adesso, vuol dire che non riuscirà, e soprattutto alla sanità dei giovani. Questo mi sembra un punto, ma nasce da un progetto più complessivo. Devo dire che, come è stato ricordato, nasce anche da un progetto tra il pensiero scientifico e Fondazione RES, una collaborazione tale, e a me personalmente ha fatto capire che anche in la competenza della visione, del progetto, della comunicazione del progetto. E l'altra caratteristica del progetto macroscopio, cioè il fatto che
al disegno, allo sviluppo di questo progetto hanno partecipato, come vedete, in cui sono rappresentate 12 regioni, 3 università, le ASL, le società scientifiche, gli esperti, e dalle contrapposizioni di differenza, ovviamente, interessi venivano liquidati in molti progetti dicendo che c'era un unrestricted grant. Cioè unrestricted, ma l'azienda è stata chiamata ad essere parte integrante del progetto. Faccio solo un appunto su questo, che però, a mio modo di vedere, segnerà realmente il cambiamento che è preparata alla sfida dei PDTA e della cronicità. Vi faccio un esempio, anche sulla base di un po' di esperienza in questo settore. C'è un modello di accesso mentre la coniugazione del farmaco col PDTA. Allora, il modello tradizionale di market access cambia completamente. Io mi immagino di vedere in futuro dei documenti che, diversamente dai tradizionali in cui presentano il profilo, il placing therapy, l'innovatività dei nuovi trattamenti, disegnino qual è l'inserimento del nuovo farmaco, il place in PDTA e anche nel rapporto. Questo significa anche creare dei PDTA. Io mi immagino tutti i farmaci oncologici della profilazione genomica, oppure in cui il modello organizzativo è più importante ancora delle, forse dell'innovatività del farmaco. Ma quante volte è stato presentato un farmaco disegnando esattamente come si colloca questo farmaco all'interno del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale? In cui qui chiederemo direttamente all'industria farmaceutica di oggi stiamo discutendo, scusate, io adesso, Maria, dimmi quando che debordo, perché io ogni tanto. Allora, in questi giorni si sta discutendo, si chiude, per il 30, no? Audizione pubblica. Se posso fare un'osservazione, si tratta di un documento vecchio, utile, che nulla ha a che fare con le prospettive, diciamo, del futuro, che non affronta i grandi temi del cambiamento, all'interno del quale sicuramente un capitolo è questo dell'innovazione e del percorso. Ripeto, centri specifici in cui faremo degli esempi, affideremo alle aziende di fare un esempio, un esercizio che sarà il grande cambiamento dei prossimi anni dell'industria farmaceutica. Che cosa facciamo? E qui vado a concludere, ma insomma, questo macroscopio che cosa produce? Allora, insieme alla frammentazione, il primo è costruisci PDTA, che è oggetto della presentazione di oggi. Avete visto tutti il libretto, mi fa piacere che sia stato detto che nella regione Lazio viene preso critico, essenziale, perché c'è molta e poca pratica. Allora, come si può veramente? Qui stamattina è già stato annunciato, insomma, un modello che potrà essere anche migliorato, però a me sembra molto credibile la fortificazione del rischio. Vedremo. Organizza, dobbiamo partire dall'assunto che migliorando gli indicatori di processo, è un'ipotesi più che credibile e suggestiva, in termini di outcome tra paziente in PDTA e non in PDTA. E poi abbiamo linee guida e PDTA, un altro problema. Ci sarà oggetto della successiva presentazione, cioè i contenuti della...
abbiamo iniziato con la regione più prossima, che è la regione Lazio, ma presenteremo in ambito istituzionale in una regione, questo dà dell'obiettivo di raccordo regionale. Però abbiamo anche poi, adesso vado un po' di memoria perché mi sgremo, non vedo proprio benissimo, in ogni caso due gruppi di lavoro l'abbiamo fatti e devo dire con una partecipazione molto ampia, scientifico, dai gruppi di lavoro, dagli esperti delle aziende farmaceutiche, poi hanno un ritorno perché c'è un articolo ad hoc che l'azienda, lo ricordo bene, perché c'è una retorica dentro l'espressione engagement, endorsement, una grande retorica dietro il quale poi, e invece devo dire che durante diciamo questo gruppo di lavoro in maniera molto concreta e anche molto, come dire, metodologicamente solida, è stato definito esattamente, adesso ho terminato, quindi grazie per la vostra presenza, per coloro che sono, io ho voluto dare il senso generale in questa sede istituzionale prestigiosa nella regione Lazio e ho soprattutto voluto inquadrare il senso del progetto nell'ambito dei processi di riforma, in particolare di questo momento di grande riforma, di questo momento unico e di questo momento irripetibile. E quindi oggi nel programma corso siamo fortemente determinati, ma tutto sommato poi non è, come dire, che noi siamo detentori del progetto. Noi cerchiamo di mettere a disposizione strumenti, modelli e conoscenze proprio per quello che dicevo prima, perché poi siano coerentemente esercitate le decisioni e le opzioni politiche e istituzionali. Grazie. Allora adesso chiedo a Piccini e anche ad Antonella di venire qui, in modo che inizio questa seconda parte, e cioè la presentazione della guida Costruisci PDTA, e poi apriremo un dibattito su questo e andremo poi alla seconda sessione. Ok. Grazie. Oggi a me è il compito, nonché l'onore, di presentare questa prima guida del progetto Macroscopio. Volevo ringraziare tutto il gruppo di lavoro di Costruisci PDTA, nonché tutto l'advisory board, perché è un lavoro di gruppo a cui ho avuto l'onore di partecipare. Nel pensare appunto come presentare oggi questa guida, mi sono chiesto: ma che cos'è Costruisci PDTA? Ecco. E prima di rispondere alla domanda che cos'è, che cosa non è Costruisci PDTA, sicuramente Costruisci PDTA, a mio avviso, non è a tutti i problemi dei percorsi assistenziali. Vuole essere una sorta di libretto delle istruzioni, ecco, quello che ci troviamo quando, dopo aver visto un bel mobile, lo portiamo a casa, ormai è diventata a prassi, e ci troviamo a doverlo costruire. Quindi vogliamo costruire un libretto delle istruzioni utile ai coloro che devono implementare, costruire, progettare un. Perché, come diceva il dottor Martini, ma anche il direttore Botti, è uno degli strumenti utili per il cambiamento che stiamo vivendo in sanità. E questo la dimostra, quindi, la centralità del percorso. Come Fondazione Espero ci occupiamo di PDTA-NET. E proprio dai dati di questi PDTA-NET ci siamo resi conto di questo tipo. Abbiamo posto quelli che sono gli elementi costitutivi dei PDTA assieme a tutto il gruppo di lavoro, e perché no, abbiamo, per Martini vista in un'altra maniera, noi stiamo vivendo quella che possiamo definire la riforma in sanità, la riforma del Chronic Care Model, partito nel 2012 con il decreto Balduzzi. E in questo caso, di quelli che possono essere considerati due documenti cardine della quarta riforma, ossia il Piano Nazionale della Cronicità 2016
è il nuovo sistema di garanzia dell'EA con la guida per il monitoraggio dei percorsi, il punto di contatto, guarda caso, è proprio il PDTA, il percorso di diagnosi. Hanno prodotto dei documenti sui PDTA, su come costruire PDTA, e questa è questa guida. In particolare mi viene in mente il documento della Regione Piemonte, seppure del 2007, ma è di grande rilievo. Dicevo, è vero che è un progetto che è nato prima della pandemia, però è anche vero che il PDTA, nell'ottica della pandemia, l'ha detto il direttore, le cure territoriali. Ebbene, le cure territoriali hanno bisogno di strumenti, quale appunto il PDTA. Anche noi abbiamo contribuito come gruppo di lavoro a questa discussione, questi sono soltanto alcuni degli articoli, a questa discussione sulla centralità, da una ricerca in letteratura e per ricostruire tutta la storia. È uno strumento che ormai ha 35 anni, nasce nell'85 a Boston, si diffonde in America, in Canada, per poi arrivare nel Regno Unito, in tutta Europa, nel Giappone e quindi nel resto del mondo. Ma nonostante gli anni, 35 anni di questo strumento, ad oggi non c'è chiarezza su come definirlo e soprattutto come chiamarlo. E quindi l'obiettivo che ci siamo dati, anche alla luce del letteratura, ritrovava una quantità enorme di definizioni. Questo articolo addirittura riporta 94 definizioni differenti di clinical pathway e care pathway, quindi la babele in cui ci stavamo muovendo. E quindi l'obiettivo che ci siamo dati con questa guida è innanzitutto di fare chiarezza sulle definizioni, perché siamo convinti che soltanto chiarendo di che cosa parliamo possiamo costruire successivamente degli strumenti utili che poi possono essere migliorati e quindi portati avanti, avere una loro utilità. Su cui ci siamo basati è quella del Ministero della Salute, che trovate all'interno del piano nazionale delle liste d'attesa, del governo delle liste d'attesa, in quanto in questa definizione abbiamo ritrovato tutte le caratteristiche dei PDTA, che sono state ricordate oggi la multidisciplinarietà, il fatto che il PDTA debba essere una traslazione di guida in un contesto locale. Altra cosa importante, il PDTA deve descrivere, proprio come dice la parola stessa, l'acronimo stesso, deve descrivere lo stesso concetto detto in altri termini. La cosa è una contestualizzazione di una linea guida in una realtà locale, questo in tutta la stesura della guida. Deve consentire un'analisi dell'esistente, quindi di quanto c'è di scostamento da quello atteso, e questo ci siamo posti con il gruppo di lavoro la domanda: sono gli elementi che devono essere necessariamente contenuti in un PDTA? Fondamentale, qua mi riconnetto con un concetto che ha espresso, il PDTA deve essere un promotore e deve essere pubblicato per poter essere effettivo con una determina, con una delibera. Questo perché? Perché se effettivamente deve diventare uno studio, e infatti ci siamo posti come analisti dei PDTA all'interno di PDTA.net la domanda: ma i documenti nazionali, piano nazionale dei PDTA, e se voi vedete dal grafico, il primo grafico fa vedere come l'incremento di tutti i PDTA regionali segue l'approvazione di documenti nazionali, quali il Piano Nazionale della Cronicità o il Decreto Balduzzi, ma se anche andiamo a vedere patologia specifica, i PDTA del diabete nelle regioni vengono successivamente all'approvazione del Piano Nazionale Diabete, così come quelli delle demenze. Ma la cosa secondo me fondamentale è questa: cosa ce ne facciamo di tutti quei PDTA, anche a volte scritti in maniera corretta, che provengono da associazioni di pazienti, società scientifiche? Io qui ne ho riportati due, tra l'altro questi due di cittadinanza attiva sono stati anche acquisiti dalla conferenza Stato-Regione e fatti propri da alcune regioni. Il problema è che se noi vediamo i numeri, il Ministero della Salute nel suo sito ha riconosciuto 336 società scientifiche e associazioni. Quindi immaginatevi che mole di documenti le regioni si possono trovare sul tavolo a dover valutare. Probabilmente il PDTA deve nascere all'interno delle regioni. Troverete ben esplicitati questi criteri: l'elevata prevalenza, l'elevato impatto sulla salute edificate e governate tramite lo strumento PDTA. E quindi la domanda
patologia ad elevata prevalenza, ma anche una parte rilevante di PDTA di patologie rare. Quindi qui la domanda rimane senza risposta, che noi possiamo andare a ritrovare all'interno dei flussi sanitari corretti. Quindi per essere valutato deve essere misurato tramite i sistemi informativi che attualmente abbiamo, che sono appunto i database. Gli aspetti che PDTA una cosa importante su cui si è mosso il nuovo sistema di garanzia dei LEA, il monitoraggio dei PDTA, proprio perché va benissimo l'eterogeneità dei percorsi che troviamo nelle regioni, però dobbiamo stabilire assieme come poterli monitorare per garantire l'equità di accesso alle cure. Ed è questo il cuore del progetto del nuovo sistema di garanzia dei LEA che tramite i flussi amministrativi, quindi con quelle codifiche che dicevo prima, ovviamente quando sarà questa slide è soltanto su delle criticità che noi riscontriamo nei PDT coinvolte, mancanze di analisi economiche, di impatto economico e di componenti no. Con questo arrivo alla conclusione. Nella guida trovate anche degli strumenti che probabilmente possono tornare utili a coloro che andranno a costruire PDTA. Uno strumento è il glossario, appunto le definizioni che come gruppo di lavoro abbiamo, che prende delle esperienze tutti del PDTA. Il PDTA è per forza di cose guidato dalla patologia, ma il paziente, e lo ricordo, il paziente ha più patologie. Quindi abbiamo bisogno di un altro strumento, e sarà oggetto di discussione nella seconda sessione, quindi il piano assistenziale. Quindi poniamo le costruisci, quindi poniamo le basi su quelli sono gli elementi costitutivi di un PDTA, garantiscono poi la riuscita. Qui abbiamo poi le guide successive, le ricordava il dottor Martini, quindi l'organizza e valuta PDTA, che ci permette di Fondazione RES, con cui lavoriamo costantemente anche al tema dei PDTA. E con quest'ultima slide io ho concluso. Grazie. Grazie Carlo. Delle linee guida, quindi termina l'opportunità di un'introduzione istituzionale che ha segnato secondo me un punto importante, cioè come questo progetto stia integrando, come dire, la cultura tecnica e poi la cultura istituzionale, cioè di chi deve prendere delle decisioni. Quindi stiamo lavorando non semplicemente per fare dei booklet, ma per costruire in qualche misura la base tecnico-scientifica su cui esercitare poi la decisione politica e istituzionale. Questo mi sembra il punto chiave dell'introduzione di Botti questa mattina. Io ho cercato poi di inquadrare il progetto Fondazione RES Pensiero Scientifico all'interno della grande realtà in un senso pieno, che va al di là ovviamente dei booklet e delle presentazioni, anche con riferimento a questa occasione irripetibile di iperfinanziamento che sarà decisiva per l'ammodernamento del servizio sanitario nazionale, il futuro della sanità in Italia. Poi abbiamo avuto la presentazione del contenuto del libretto, che è stata data a ciascuno di voi. Adesso poi avremo l'opportunità nella seconda sessione, che sarà moderata anche da Aldo Maggioni, di entrare meglio nel merito di criteri di eleggibilità, elementi costitutivi, che cos'è PDTA, che cos'è PAI, e la proposta di template, diciamo, saranno delle presentazioni molto più puntuali. Però prima di iniziare la seconda sessione, lo chiedo anche a Maria che organizza, magari abbiamo 10 minuti di tempo, se c'è qualche domanda o anche qualche commento di carattere generale, perché abbiamo cercato di, come dire, discutere, di presentarvi l'asset del progetto, poi entreremo nel merito, ma insomma, se avete qualche osservazione, qualche commento, is the time.
Silvia. C'è un microfono? Scusa Silvia, arriva il microfono. Ok. Una domanda breve e un'osservazione. La domanda è, avete pensato, e se no perché, di coinvolgere il Ministero in questo percorso? Perché questa è la mia origine e allora mi ha colpito il fatto che in tutti i gruppi e i soggetti istituzionali che partecipano all'elaborazione di questi documenti, che credo siano molto importanti a livello generale nazionale, il Ministero non risulta mai presente. Siccome credo che possa essere invece utile una collaborazione anche per la diffusione e l'implementazione di questi ragionamenti, volevo capire se c'è un motivo o è casuale. La seconda osservazione, però forse credo che se ne parlerà quando si affronta il problema più da vicino, riguarda l'idea che mi sono fatta che a livello regionale, pensiamo a regioni grandi e complicate come il Lazio, individuare puntualmente chi fa che cosa nel PDTA sia molto difficile. Allora mi chiedevo se non sia utile pensare a un processo di implementazione che coinvolga immediatamente, fin da subito, anche le ASL o addirittura i distretti, perché altrimenti il PDTA regionale rischia di essere forse un po' generico e non assolvere al ruolo che tu sottolineavi, che è fondamentale, di sapere chi fa che cosa. Allora, dire qui entra lo specialista è già una cosa importante, ma anche dire qual è lo specialista e dove lo trovi potrebbe essere ulteriormente importante. Grazie. Allora, grazie Silvia. Cerco di dare una prima risposta. Allora, ovviamente non è né una dimenticanza né un atteggiamento, come dire, negativo, anzi ci mancherebbe altro. Il piano nazionale di coordinamento nel Ministero, la cabina di regia, insomma sappiamo perfettamente tutto. Ci sono stati alcuni cambiamenti recentemente, diciamo, che, per cui pensavo adesso sulla base anche di questo budget, anche con, di andare da Andrea Urbani proprio per formalizzare la presenza essenziale del Ministero. Condivido la tua seconda osservazione. Mi pare di poter dire che, e se si legge così, è un'interpretazione che va modificata, nei modelli serve molta flessibilità. Sono due le caratteristiche. La flessibilità, perché non esiste un modello organizzativo ideale, perché le competenze, le strutture, la disponibilità è molto differenziata. Non solo, ma anche da ASA a ASA all'interno della regione. E quindi condivido il tuo passaggio, perché c'è un rischio di nuovo di fare delle elaborazioni a livello regionale per poi calarle top down e ottenere un risultato nullo, se non addirittura di conflitto. Bisogna che il momento, che io ho chiamato la centrale operativa eccetera, nel momento in cui si discute, io ricordo ad esempio, tanto per dare significato alla tua osservazione, che quando è stata fatta la stratificazione c'erano presenti i direttori generali, c'erano presenti i responsabili di distretto, il responsabile della rete ospedaliera, se non ricordo male. Ricordo molto bene quella giornata, che per me è stata molto illuminante. Quindi sono d'accordo con te, flessibilità, non esiste un modello ideale, ma il modello va costruito, e va costruito proprio fin dall'inizio per individuare in maniera flessibile
poi chi fa che cosa sostanzialmente. Altre osservazioni, commenti? Approfittatene. Sacca. Microphone. Buongiorno a tutti. Allora, un attimino fa nella presentazione del PDTA e quindi nei criteri di come si costruisce un PDTA c'era giustamente il primo criterio. Lo dico così, nella cultura, anche nella mia cultura regolatoria, questa esperienza sulla cronicità e sulla PDTA ha significato il passaggio dal farmaco al percorso. Io storicamente sono sempre stato, lo dico e lo dichiaro, che la mia cultura è una cultura di governo di una variabile del processo, il farmaco. E ancora siamo, tutta la governance farmaceutica è una governance di variabile, non è una governance di processo. Poi diciamo tutti una frase, anche questa è un po' retorica, che bisogna avere una visione olistica, che bisogna superare i budget silos. Altra parola magica, se voi cliccate troverete centinaia di persone che in tutte le occasioni, però concretamente come si fa? Allora, l'osservazione di Sacca, cioè di riflettere sugli aspetti economici complessivi, pone il farmaco all'interno dell'intero processo, in cui ci sono i ricoveri ospedalieri, gli specialisti che sono antifarmaci, è lo strumento, il cavallo di Troia, nel senso nobile del termine, utilizzando i quali con i costi assistenziali integranti delle patologie, secondo me, metodologicamente è lo strumento per un governo del percorso e per il superamento del silos. Io ce l'ho sempre avuto in mente questa cosa. Devo dire che il confronto con gli economisti non è andato benissimo, perché loro hanno altri modelli, non per niente, fatti con l'advisory board, Markov, Monte Carlo, insomma. Io penso che invece noi, e lo ripeto per le aziende che devono modificare il loro assetto organizzativo, mettendo insieme la direzione medica con il market access, per costruire, diciamo, l'accesso al mercato di nuovi farmaci pensato all'interno dei percorsi assistenziali. E se lo pensiamo così, significa che cominciamo ad imboccare una strada che guarda l'intero percorso e non alla singola variabile. Tutti dicono che bisogna superare i tetti, ma ricordate che i tetti si possono superare in due modi. Il primo, sperabilmente nella legge di bilancio, facendo in modo che avanzi e disavanzi si competano, ho visto che ci sono degli emendamenti che stanno circolando in questo senso. Ma guardate che il superamento non si fa economicamente, si fa culturalmente. E quindi il passaggio culturale è: dobbiamo lavorare ad un sistema che governi il processo. E il governo del PDTA è un governo di processo e non di singola variabile. Nuovo presidente eletto della SIFU. Buongiorno a tutti. La mia è solo una provocazione. Non pensate che sia il farmaco poi a determinare il PDTA, un po' quello che diceva un po' Nello, cioè la tipologia di farmaco che viene negoziata, un farmaco innovativo che già all'interno della sua innovazione già sta costruendo un percorso. Ecco, era solo questo, volevo capire se all'interno di questo processo il PDTA una riflessione di quello che verrà costruito in seguito, a seguito della tipologia del farmaco stesso. Ma sicuramente, diciamo, questa può essere un'accezione accettabile nella misura in cui però il farmaco viene vissuto all'interno di tutto il processo. Mi spiego meglio, che così ci capiamo. Faccio una riflessione di carattere generale. Noi eravamo abituati, e siamo ancora abituati,
ad un'accezione del farmaco che era il frutto, diciamo, di un prodotto pressoché esclusivo dell'industria farmaceutica. L'attività di base, l'attività di sviluppo, la registrazione europea, i prezzi e la rimborsabilità. Se voi pensate adesso alle nuove terapie, faccio l'esempio del CAR-T, CAR-T voglio dire è un processo, non è un farmaco. Il paziente deve andare in ospedale, c'è un prelievo e anche una manipolazione cellulare, poi queste cellule vengono mandate all'azienda farmaceutica, in pochi centri speriamo che aumentino, che ingegnerizzano le cellule, e poi il paziente torna in ospedale. Nei centri selezionati, indicati dalle regioni, cioè che devono avere una letti di rianimazione per governare la tempesta, insomma, che si scatena. Allora voi capite che, come dire, anche l'ingegnerizzazione, che è, come dire, quello che è stato negoziato, insomma, è solo una parte di un processo. Quindi è vero che se noi seguiamo il farmaco, ma lo intendiamo come indicatore di processo, in questo senso ha senso, però voglio dire all'interno, per questo io dicevo alle aziende, io vorrei cominciare a vedere i booklet oppure adesso nelle forme più avanzate, insomma, di presentazione dei farmaci, la parte dedicata a quel farmaco all'interno di tutto il processo, di diagnosi, di terapia, di presentare specifico di quel fa. Io ho presente delle cose molto concrete, dove entra, qual è, come dire, i pazienti che sono elegibili, quali vantaggi comporta, come misurare gli esiti. Se facciamo questo percorso, secondo me attiviamo in maniera molto solida una nuova concezione del farmaco, molto più integrata, e facciamo quel passaggio culturale di cui abbiamo bisogno utilizzando il farmaco come una sorta di tracciante, indicatore. Bene, intanto complimenti per questa prima edizione di questa tour che poi seguirà le diverse regioni. E mi domandavo, alla luce della presentazione, se al di là degli aspetti importanti rappresentati, diciamo così, nel book, nella costruisci il PDTA e quant'altro, in qualche modo si potesse suggerire, specie alle ASL, diciamo, quello che deve essere un percorso organizzativo, perché noi come struttura di Patient Access e Membrini in questi mesi abbiamo fatto una lettura all'interno delle 104 ASL italiane per capire il livello di applicazione del PDTA. Ecco, siamo davvero a un punto molto critico, specie per tutto quello che riguarda il mondo delle cronicità, e soprattutto questo aspetto è molto importante anche per quanto abbiamo visto in questi giorni, in questi mesi di lockdown, che ha visto veramente milioni di pazienti cronici, diciamo che non hanno l'opportunità né della visita né della terapia. Sì, grazie, devo dire che io l'organizzativo è fondamentale. Noi abbiamo cercato di fare un percorso che avesse una sua logica, perché si organizza un qualche cosa che prima si costruisce, cioè prima avere lo strumento. E difatti il secondo booklet, che come ho detto nella mia presentazione ritengo essere il più importante e decisivo, è quello di organizza PDTA, cioè come organizzare i PDTA tenendo conto delle variabilità e anche delle responsabilità organizzative che sono delle regioni. Ribadisco, ma adesso stiamo lavorando a questo booklet, non esiste un modello ideale, né a livello regionale, né a livello di singola, cioè che tutte le AS devono avere. Qual è il punto però critico, secondo me, che è giusto dare la flessibilità per tenere conto delle risorse umane, tecnologiche e anche di assetti delle varie ASL. Per un punto lo dobbiamo tenere presente, proprio per evitare la frammentazione che si diceva all'inizio. Noi dobbiamo accompagnare le PDTA da indicatori di processo di esito nelle diverse regioni e nelle diverse realtà locali, perché ci deve essere flessibilità organizzativa nei criteri di equità e di accesso.
alle cure da parte dei pazienti devono essere assolutamente assicurati indipendentemente dalla flessibilità del modello. Questo è un punto chiave fondamentale, quindi non solo costruisci, non solo organizzi, ma la definizione poi degli strumenti a valle di valutazione di misura per essere in grado di garantire gli elementi essenziali dei PDTA, e cioè la centralità del paziente in termini di accesso e in termini di equità. Tempi, chiuderei qui e quindi iniziamo, Maria, iniziamo la seconda sessione e chiederei ad Aldo Maggioni, che dovrebbe essere in collegamento. Di introdurre la seconda sessione, di moderare la seconda sessione e quindi poi con la partecipazione di Paola Pisanti, Maria Giovanna D'Amato, Silvia Scalmana, Giovanni Giuliani. Non so se mi sentite e mi vedete, penso di sì. Sì, sì, ti vediamo bene e forte. Questa seconda sessione, come aveva già accennato il dottor Martini, ha quattro parole chiave sulle quali discuteranno diversi tipi di stakeholder. Le quattro parole chiave sono i criteri di elegibilità, gli elementi costitutivi del PDTA, il possibile passaggio da PDTA a BAI, delle proposte di template. Chi ne parlerà? Tutto il panticcao. La parola a Paola. Ci sentiamo bene? Sì, grazie. Innanzitutto ci sono dei punti che noi dobbiamo ricordare. Il primo è che finalmente siamo arrivati a livello di centrale e locale di un consenso sulla terminologia, perché come è stato scritto nel booklet, da più di 20 anni circolavano varie definizioni e varie diciamo rappresentazioni di questo strumento con delle definizioni molto diverse. Quindi finalmente sappiamo, almeno dal punto di vista di definizione, che cos'è un PDTA e che cosa vuole rappresentare. Quindi il percorso, un percorso di integrazione, non è più soltanto il percorso intraospedaliero o il percorso territoriale, ma è un percorso di integrazione soprattutto ospedale-territorio. In questo booklet a cui ho partecipato si fa riferimento, come ha detto Piccini, a due documenti. Uno è il piano nazionale del governo delle liste d'attesa, che è stato attualmente quindi aggiornato, e l'altro è il piano nazionale della cronicità. Ora, nel piano nazionale della cronicità, oltre a dare una definizione di quello che è il PDTA, cioè sono processi che sono capaci di guidare la filiera nel governo dei servizi per le patologie croniche, e io aggiungerei non solo per le patologie croniche, ma anche per percorsi che nulla hanno a che fare con la malattia cronica, come può essere anche un percorso nascita, che anche lì si può costruire un percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale. Ma soprattutto il piano ha voluto dire che cosa il PDTA deve assicurare. Deve assicurare la presa in carico, e anche questa definizione ormai è un po' superata, perché la presa in carico è una
una modalità molto, diciamo, limitata al servizio sanitario. Oggi si parla di condivisione, si parla di patto di cura, quindi c'è una condivisione di responsabilità fra il team che lavora, il professionista, le cure primarie, ma anche il paziente, la persona. Deve assicurare l'appropriatezza, deve assicurare la continuità, la standardizzazione dei costi, ma devono essere soprattutto personalizzati. Personalizzati lo stiamo vedendo proprio in questo periodo di emergenza, sia durante l'emergenza che in questa fase di riavvio col Covid-19, come è stato importante la personalizzazione dei percorsi e non la standardizzazione delle cure. È uno strumento di follow-up attivo, quindi si basa sulla medicina d'iniziativa, sull'assistenza proattiva, e attraverso il PAI arriva al patto di cura e devono essere poi monitorati. Quindi l'ho ripetuto più volte anche in altre relazioni, è una contestualizzazione della linea guida, non è una piccola linea guida, ma che deve tener conto naturalmente anche della parte organizzativa. Sono dei modelli locali in cui l'azienda deve poi delineare il miglior percorso praticabile all'interno della propria organizzazione. Piccini già ha detto quali sono, come si costruisce un PDTA, però vorrei ripetere proprio perché il primo passaggio è proprio l'eleggibilità. Quindi si sceglie il problema di salute, si fa una ricognizione dell'esistente, si costruisce un percorso ideale e si costruisce poi un percorso di riferimento. Passa attraverso una fase pilota e quindi si passa all'attuazione del PDTA all'interno dell'azienda. E quindi la prima azione è quello di individuare l'oggetto di salute. E quindi vengono fuori i criteri di eleggibilità su cui individuiamo quelle patologie per le quali è necessario, ma anche utile, costruire un PDTA e su quale è anche fattibile costruirlo. E quindi noi abbiamo messo nel testo per ogni criterio di eleggibilità anche su quel criterio qual è l'obiettivo che il PDTA vuole raggiungere. Ripeto velocemente perché già è stato detto, l'elevato impatto sulla salute della persona, l'impatto sulla comunità, devono essere presenti linee guida, però spesso non sono presenti linee guida, quindi dobbiamo anche rifarci probabilmente anche a documenti di consenso oppure a esperienze che hanno dato dei risultati. La variabilità e la disomogeneità nelle prestazioni, ma soprattutto anche la complessità clinico-assistenziale. E la complessità clinico-assistenziale è proprio quella a cui faceva anche riferimento la dottoressa Arcà, cioè dobbiamo, per integrare le strutture, per integrare quindi l'organizzazione, dobbiamo conoscere diciamo anche a livello strutturale dove sono le nostre strutture, dove sono i nostri operatori e come il paziente può poi accedere all'uno rispetto all'altro. C'è una limitazione nel PDTA e su questo ne abbiamo parlato già da tempo, perché c'è un'intrinseca rigidità che confligge proprio invece col bisogno di personalizzazione della cura. Lo ripeto, mai come in questo momento, in periodo appunto di Covid-19, abbiamo visto come era importante, più che il percorso, più che la linea guida, era importante personalizzare l'intervento, scegliendo a volte anche farmaci non specifici, ma che potevano in qualche modo dare delle risposte, o creando anche una sovrapposizione, un'associazione di vari di farmaci. Ora, questo limite della limitazione nella rigidità dell'utilizzo del PDTA si presenta soprattutto in soggetti con comorbidità. Teniamo presente che la cronicità è presente soprattutto in soggetti con anche età avanzata nella maggior parte, e quindi questo limite che noi abbiamo non può far riferimento a un percorso ideale.
perché non può essere una sommatoria di PDTA. Un paziente che ha non solo la patologia ma anche comorbidità o complicanze dalla stessa patologia non può richiedere, non può avere un PDTA come sommatoria dei PDTA specifici, ma deve essere costruito un percorso alternativo. E la crescente complessità proprio dei malati cronici rende spesso non applicabile il PDTA in questo senso. Quindi noi dobbiamo passare a un piano di cura personalizzato, il piano attuativo individualizzato che ci dà gli obiettivi e i risultati, ci dà il livello di complessità, la durata dell'intervento, quali sono le prestazioni, ma soprattutto ci dà la responsabilità sia dei soggetti che delle strutture coinvolte e degli operatori, e tiene conto quel progetto del piano di PDTA della situazione socioambientale della persona, e quindi fa riferimento ai bisogni che non sono soltanto clinici, fa riferimento all'eventuale presenza di relazioni familiari o di caregiver che influenzano poi il percorso diagnostico e che sono elementi fondamentali anche per definire se un soggetto può essere tenuto a domicilio o va in una residenza. Poi è importante la rivalutazione periodica e sistematica da parte dell'equipe di quelle che sono le condizioni, ma anche le condizioni che sono cambiate nel tempo. Quindi si deve confermare e adeguare il PAI in relazione proprio ai bisogni. Nel piano nazionale della cronicità noi abbiamo dato un valore, io credo, aggiunto, cioè dicendo che il PAI si costruisce integrando il percorso assistenziale che è determinato appunto dalle prestazioni specialistiche, dai farmaci, con il percorso esistenziale, cioè quello che si basa sui bisogni, sulle aspettative, ma soprattutto quello che è fuori dall'ambito clinico, ma che interferisce come determinanti di salute sia sull'aderenza alla terapia, sia sulla bontà del percorso diagnostico. Al PAI poi segue il patto di cura, e qui vede un coinvolgimento molto forte del paziente, più profondo rispetto a un consenso informato o a una semplice adesione. Chi è che deve compilare il PAI? Questo l'ho scritto nel piano della cronicità, e la compilazione del PAI e il patto di cura rientra fra i compiti della medicina generale. Quindi il medico di medicina generale o il pediatra, tenendo conto delle diverse competenze specialistiche, delle funzioni lese o compromesse del paziente, delle problematiche socio-assistenziali, deve fare una sintesi e dire poi definire quello che è il piano assistenziale. Nel caso però che il paziente sia soprattutto in cura presso un centro specialistico, presso una struttura specialistica, in questo caso noi avremo il PAI specialistico, che viene definito dal medico, che è l'effettiva responsabilità della cura, e viene poi condiviso con il medico di medicina generale e il pediatra. Da quando in Italia noi abbiamo cominciato a parlare di PDTA, in realtà ci sono ancora molte questioni aperte. Abbiamo risolto il problema del consenso sulla definizione e sulla terminologia. Con questo booklet abbiamo individuato i criteri di eleggibilità proprio per contrastare la nascita di percorsi diagnostici terapeutici che non erano né utili né necessarie, ma compromettevano anche l'organizzazione con un dispendio di risorse sia umane che economiche. Quindi i criteri di eleggibilità che sono comparsi la prima volta circa 10-12 anni fa proprio in un documento della Regione Piemonte che aveva già affrontato questa problematica. Allora, quali sono le questioni su cui poi invece dobbiamo andare a ragionare? Ne abbiamo parlato molto spesso con la dottoressa Arcà e le ho presentate anche molte nelle mie relazioni. Innanzitutto ragionare dal passaggio della singola prestazione alla valutazione di un sistema complessivo.
come si fa, come si deve fare, a che cosa dobbiamo fare riferimento, come si inserisce il ruolo delle cure primarie, la tecnologia che oggi è stata così utilizzata e che lo sarà probabilmente anche dopo, come viene a inserirsi all'interno di un percorso diagnostico. Inoltre le altre aree su cui bisognerà lavorare, come il sistema di accreditamento alla costruzione di un PDTA, quale sarà il sistema di remunerazione. E ringrazio molto la dottoressa Arcà per avermi messo al corrente di un bellissimo documento di riflessione che lei ha fatto, che mi ha fatto ricordare appunto tante questioni aperte. E volevo completarvi nel darvi un esempio di un PDTA molto recente, che in effetti non è stato ancora in qualche modo pubblicizzato e che ha un significato perché viene costruito in rapporto a una patologia acuta come può essere il Covid-19. Bene, si è visto, e ci sono alcuni lavori che lo sostengono, che nei paesi, nei pazienti che hanno avuto una prolungata ospedalizzazione, che hanno avuto una farmaci o immunomodulatori utilizzati, periodi di degenza e quindi anche imposizioni fisiche che hanno determinato grandi problematiche in terapia intensiva, questi pazienti presentano dei postumi o delle complicanze. Qualcuno mi ha chiesto, ma allora c'è una cronicizzazione del Covid, allora bisogna anche lì costruire un PDTA. Bene, la considerazione che hanno fatto alcune regioni, e ho fatto una ricerca proprio su questi PDTA post-Covid, e quali sono gli effetti a lungo termine della patologia, quali sono le evoluzioni cliniche, che impatto può avere il Covid, cioè una malattia acuta, infettiva, che diventa un problema quasi cronico. Bene, alcune regioni hanno costruito dei PDTA molto interessanti che non riguardano solamente la parte dell'uso dei farmaci, perché in realtà sull'uso dei farmaci sappiamo che questi soggetti, stessa dell'effettuazione del primo controllo che viene programmato, vengono seguiti dalla struttura ospedaliera, dal medico di medicina generale, gli vengono date tutte le informazioni di educazione sanitaria, quindi sui comportamenti, di educazione terapeutica, di come utilizzare la tecnologia digitale attraverso appunto l'ausilio delle videochiamate, delle chat, delle televiste. E dopo la prima valutazione vengono instradati poi in un percorso o specialistico o del medico del medicina generale, oppure nel caso di cronicizzazione, perché c'è la possibilità che si possa determinare una cronicizzazione degli effetti del virus o delle malattie concomitanti, vengono poi seguiti dall'uno o dall'altro. Su tutto questo è stato definito anche un codice di esenzione per le prestazioni specialistiche di cui dovranno usufruire dal momento in cui escono dall'ospedale o cominciano questo percorso. A me sembra molto interessante questa risposta che ha voluto dare il territorio, ma anche l'ospedale, con un esempio molto forte di integrazione ospedale-territorio e soprattutto con l'individuazione di chi fa che cosa, definito a livello aziendale, che può portare appunto un esempio di come anche di fronte a fenomeni così diciamo acuti, così imprevisti e così difficilmente gestibili possiamo trovare delle risposte. Mi sembrava molto interessante parlarvi di questo anche per cominciare a dare una concretezza a questa parola e passare da un'interpretazione un po' di tipo filosofico a una parte a un ragionamento più operativo e più concreto. Grazie. Grazie dottoressa Pisanti, credo che abbia messo in luce diversi punti su cui ritornare in discussione con il contributo di tutti. Continuerei con la dottoressa Maria Giovanna D'Amato della ASL Toscana Sud-Est, che ecco. Salve, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, molto bene, grazie. Bene, grazie, grazie
invito, grazie per la partecipazione ai lavori di Costruisci PDTA, in generale di PDTA Lab, che è stata per noi come azienda anche un'esperienza assolutamente determinante e importante, perché abbiamo ricevuto il contributo diciamo di realizzare un po' un passo in avanti all'interno della nostra azienda. Io vorrei portare l'esperienza proprio della nostra, diciamo, in un'azienda vasta come l'azienda della Toscana Sud-Est, che è quella che vedete proiettata, che è un'azienda che praticamente ricopre del territorio regionale, per cui comprende 3 province, la provincia di Siena, di Grosseto e di Arezzo, e quindi un territorio estremamente vasto che ha praticamente delle caratteristiche assolutamente differenti. Da noi in questa nostra esperienza ovviamente abbiamo trovate, diciamo, a confrontarsi e fusione. Siamo 13 stabilimenti ospedalieri che sono stati accorpati in 6 presidi e nel nostro territorio anche un numero importante di medici di medicina generale, 600, più la continuità assistenziale e la pediatria. Quindi l'elemento importante cardine dell'integrazione ha sicuramente diciamo un po' storia di integrazione della nostra azienda e di disegno dei regolamenti aziendali, delle procedure, così come dei PDTA. Gli elementi che costituiscono, come dicevamo e come hanno detto già in precedenza molto bene gli altri relatori, ovviamente sono stati ben descritti anche nel documento che presentiamo oggi, dove alcune fasi essenziali per la costruzione del PDTA sono state più volte. Di sicuro nell'esperienza che noi abbiamo fatto nella nostra azienda, dove abbiamo prodotto oltre diciamo 40 PDTA nella fase pre-Covid, mentre come si diceva anche prima, la fase dell'emergenza ci ha trovati in questo forse un po' preparati, diciamo perché avevamo lavorato molto anche sul territorio, avevamo lavorato molto anche sulla costituzione delle reti, col progetto delle reti cliniche integrate e strutturate che la nostra direzione ha portato avanti per un mandato, quindi per un triennio, con un forte lavoro di integrazione tra gli specialisti e medicina generale. Ha visto proprio tutti gli attori coinvolti riunirsi intorno a tavoli di confronto e questo sicuramente è stato un elemento indispensabile. Di sicuro si diceva individuare bene chi è il promotore e chi è il committente. Mi piacerebbe in questo momento confrontarmi con voi portando proprio all'esperienza concreta, un po' per tradurre anche in fatti precisi e in sequenze come siamo riusciti un po' a calare questa realtà con l'aiuto anche molto forte della regione, perché la regione toscana ha lavorato molto anche in questo settore, anche il livello regionale ha prodotto ultimamente numerosi PDTA anche sulle malattie rare oltre che sulle patologie croniche e il promotore, il committente all'interno dell'azienda, all'interno della regione chiaramente ha rappresentato un elemento fondamentale. Chi decide di avviare il PDTA e chi si assume la responsabilità poi di portare a casa i risultati. Sicuramente non mi soffermo disciplinare, questo è un elemento fondamentale. Noi abbiamo visto che laddove siamo partiti con l'elaborazione e la stesura di PDTA senza coinvolgere in maniera attenta è stato, diciamo, un'esperienza più negativa che positiva. Quindi un'attenzione particolare a garantire la multidisciplinarietà, ma soprattutto ad analizzare il percorso andando a individuare gli attori fondamentali, i professionisti fondamentali, tutti quelli coinvolti fino ad arrivare al livello sociale. L'assistente sociale ha contribuito molto alla stesura dei nostri PDTA, ha avuto un suo ruolo e una sua azione e ha avuto voce in capitolo nell'esprimere alcuni aspetti fondamentali. Questo l'ha fatto anche a livello regionale, che ha parlato ad un certo punto, è passato a parlare a un certo punto di PDTA a PDTAS, quindi includendo anche la parte sociale. Quindi importantissimo individuare bene i membri componenti, che siano motivati, che siano rappresentativi di tutte le specialità in gioco. Nei casi in cui noi abbiamo trascurato questo aspetto, ovviamente questa la realizzazione del documento è rimasta sulla carta, cioè non è diventato fatto concreto all'interno praticamente della realtà aziendale, con le problematiche poi di un po' di rivalto
falsa di una professionalità piuttosto che l'altra. Quindi un momento fondamentale, prevedere il coinvolgimento dei rappresentanti dei pazienti. Noi abbiamo realizzato su una decina di PDTA il percorso insieme alle associazioni rappresentanti e come l'AISLA, per esempio abbiamo fatto il PDTA della SLA insieme all'associazione, associazione Parkinson, abbiamo lavorato allo stesso modo con altre associazioni perché abbiamo voluto che loro avessero un ruolo attivo e voce in capitolo. Quindi quando ci siamo seduti per ragionare su come avremmo realizzato il PDTA, dal primo giorno, dal primo incontro, e sapete che questi sono lavori piuttosto lunghi e impegnativi, ma dal primo incontro fino all'ultimo le associazioni hanno fatto parte attiva del gruppo. Il discorso della valutazione delle risorse, degli obiettivi di budget, per dare forza al nostro percorso abbiamo deciso che quei PDTA che erano per noi significativi, e siamo partiti soprattutto dalle patologie croniche inizialmente, dovevano prevedere all'interno di tutta la nostra macro azienda, che vi ho fatto vedere prima, dovevano avere degli obiettivi di budget trasversali che andavano a toccare tutte le strutture interessate da quel PDTA. Quindi su questo abbiamo chiesto un impegno preciso anche per il raggiungimento dei risultati. La scelta dei sistemi informatizzati evidentemente è uno degli elementi più carenti, perché l'elemento fondamentale che tutti i professionisti ci hanno chiesto è sempre stato quello di avere la possibilità di integrare contemporaneamente ovviamente i sistemi informativi utilizzati, soprattutto la parte ospedaliera con quella territoriale, per poter avere anche l'accesso alle informazioni direttamente andando ad analizzare, a rivedere anche le cartelle cliniche ospedaliere dalla parte territoriale e viceversa, ma anche per avere poi un monitoraggio di quelli che sono ovviamente i risultati. Un altro punto sul quale abbiamo molto lavorato, che abbiamo riportato anche nel documento Costruisci PDTA, è stato il piano di diffusione, formazione e implementazione. Il piano di diffusione ha previsto la realizzazione di una serie di conferenze di consenso all'interno delle zone, perché nella nostra azienda avevamo inizialmente 13 zone distretto, che poi sono diventate 8, e ognuna di queste zone distretto ha delle risorse, delle caratteristiche territoriali diverse dall'altra zona distretto. Ha un presidio di riferimento che ha caratteristiche e risorse diverse dalle altre zone. Quindi nel nostro percorso abbiamo previsto un PDTA aziendale, che spesso si è ispirato a PDTA regionali, ma l'abbiamo poi contestualizzato riscrivendolo, quindi scrivendolo un'altra volta all'interno dell'azienda, e quindi abbiamo preso gli elementi che ci forniva la regione laddove c'era un PDTA regionale, ma poi abbiamo calato nella realtà aziendale. Quali risorse noi abbiamo, quali strutture abbiamo per accogliere quel paziente, quali possibilità diagnostiche abbiamo in una zona piuttosto che un'altra, e quindi abbiamo un po' ritarato, riscritto il PDTA all'interno delle zone. Ovviamente la formazione è stata fondamentale, noi i gruppi di lavoro li abbiamo chiamati in causa insieme alla medicina generale con dei crediti ECM, abbiamo fatto tutte le giornate di lavoro in modalità di formazione, a volte anche interattiva, non necessariamente in presenza, ma con il riconoscimento di crediti ECM, per avere anche in questo modo la possibilità di coinvolgere in maniera più attiva la medicina generale. E quali sono gli elementi essenziali che per la nostra azienda non devono mancare? Questo l'abbiamo riportato un po' come esperienza nel documento, nella costruzione di un PDTA. Sono tre: la matrice di responsabilità, il diagramma di flusso e gli indicatori di monitoraggio. Matrice di responsabilità: chi fa che cosa e quando deve essere fatto. Spesso si scrive nei documenti in maniera anche un po' generica, siamo abituati a mettere anche delle frasi un po' un po' più generali, a volte quando siamo in conflitto di interesse, in difficoltà, chi diamo la responsabilità, al neurologo piuttosto che al cardiologo, piuttosto che laddove ci sono delle situazioni ovviamente di neurologo fisiatra, situazioni di sovrapposizione, ma anche a livello organizzativo, per esempio, chi decide la dimissione o chi decide l'ingresso in
una struttura, un professionista piuttosto che un altro. La matrice di responsabilità è fondamentale per ragionare e deve avere degli elementi fondamentali, cioè proprio lo strumento che descrive e rappresenta il PDTA, identificando proprio quelli che sono i punti più significativi, la sequenza delle attività, gli snodi decisionali, attraverso proprio un'immagine, diciamo che uno schema che vi ho riportato, che trovate dentro il documento, ovviamente conosciuto, che è proprio descrittivo sia delle attività e anche eventualmente l'associazione delle responsabilità. Il diagramma di flusso è quanto più semplice possibile, con immagini che consentano proprio di definire le varie fasi, il passaggio da un interlocutore all'altro, con diciamo la definizione del punto di avvio e del punto di conclusione, ma anche allo stesso tempo proprio individuata nelle figure specifiche che sono praticamente riportate, anche gli snodi decisionali attraverso proprio il rombo che indica il passaggio da una decisione all'altra. E poi ovviamente indicatori di monitoraggio, di esito, di processo e indicatori anche di spesa di quello che è il costo di quel PDTA in termini di valutazione delle risorse. Abbiamo previsto all'interno della nostra azienda proprio una parte all'interno del sito intranet dove sono riportate tutti i PDTA, ma anche il documento Costruisci PDTA, cioè per dare proprio l'opportunità di approfondire ai colleghi che si mettono al lavoro, ma anche un format proprio specifico che provo a proiettarvi, dove abbiamo voluto all'interno proprio del sito intranet riportare quelli che sono i passaggi indispensabili per la costruzione del PDTA. Questo format di base è quello che obbligatoriamente tutti devono utilizzare per evitare di dimenticare di valutare alcuni punti fondamentali, quindi lo scopo, l'obiettivo, ma anche il campo di applicazione, piuttosto che i criteri di inclusione, gli aspetti clinici, le responsabilità e, come vi dicevo prima, praticamente anche i professionisti coinvolti, l'attore numero 1, 2, 3 e così via. Qui ci sono tutti i colleghi coinvolti in quel processo, dal medico di medicina generale allo specialista ospedaliero. Il diagramma con un inizio, una fine, come vedete, del percorso e con gli snodi decisionali, e come vi dicevo prima, poi anche con la combinazione matrice di responsabilità e diagramma di flusso insieme, laddove riusciamo a realizzarlo, e contemporaneamente anche il monitoraggio con la struttura degli indicatori che devono essere poi misurati. Ritorno al discorso che facevamo prima, che faceva la professoressa Pisanti, e vi racconto anch'io di questa esperienza concreta del Covid, che è stato un tempo nel quale abbiamo realizzato almeno 35 procedure circa. Di queste ne abbiamo realizzate almeno 8 che riguardavano i percorsi, il percorso del paziente Covid in fase intra ed extra ospedaliera, l'interazione tra l'ospedale e il territorio in questo momento così delicato dell'emergenza Covid. Qui vedete un esempio dove abbiamo definito quando il paziente arrivava in pronto soccorso il passaggio all'OB Covid, e da qui, a seconda della sintomatologia che vedete riportata, respiratoria con dei parametri specifici, venivano definiti 3 percorsi differenti, quindi il prelievo in pronto soccorso piuttosto che l'esecuzione del tampone, piuttosto che il rinvio e l'affidamento alle USCA o al medico di medicina generale, e dall'altro lato vedete l'esecuzione eventualmente dell'attacca anche in OB Covid. Non mi soffermo ovviamente, però è un'immagine di un PDTA realizzato in questo tempo nella nostra azienda, che ha un po' guidato 13 stabilimenti ospedalieri e 835.000 abitanti che in qualche modo si sono ritrovati in pronto soccorso nella nostra azienda, piuttosto che dentro i reparti, piuttosto che in pronto soccorso come bambini, e quindi abbiamo fatto il percorso per i pazienti pediatrici utilizzando sempre questo format che vi faccio vedere. Un'ultima cosa riguarda proprio quello che si diceva prima, l'esperienza del percorso per la presa in cura post guarigione da Covid-19. Questo in Toscana noi lo abbiamo fatto, rientriamo tra le regioni che hanno realizzato questo PDTA.
che cosa ha significato per noi come azienda. Abbiamo partecipato certamente al gruppo di lavoro regionale, ma poi lo abbiamo ovviamente dovuto declinare nella nostra realtà aziendale. Quindi tutta l'esperienza che ha raccontato la professoressa Pisanti, vi dico che l'abbiamo implementata, la stiamo utilizzando noi sui nostri 2500 pazienti Covid positivi, ma abbiamo definito delle peculiarità. Cioè noi per esempio avevamo utilizzato le USCA moltissimo in questo tempo, quindi nel nostro recepimento operativo all'interno dell'azienda del PDTA regionale abbiamo introdotto delle modifiche, dando una prevalenza alle USCA, perché quella era la caratteristica che ha governato la nostra esperienza Covid. Quindi non aveva molto senso, diciamo, lasciare solo la presenza della medicina generale, ma abbiamo sottolineato maggiormente il ruolo delle USCA, per esempio, che hanno chiamato attivamente i pazienti per il follow up, mentre, diciamo, il documento regionale parlava di medicina generale ed eventualmente di USCA, ma con un ruolo maggiore della medicina generale. Noi le USCA hanno lavorato a fianco della medicina generale, tutti i pazienti che hanno preso in carico li hanno condivisi col medico di medicina generale e momento per momento, quindi c'era questa fiducia, c'era questa organizzazione. Abbiamo modificato il PDTA. Un'altra cosa che abbiamo modificato è l'ambulatorio di secondo livello. Per esempio la regione aveva dato delle direttive più ampie perché le altre aziende hanno un'organizzazione differente dalla nostra, dando l'ambulatorio di secondo livello il governo al medico internista. Noi abbiamo calato il PDTA nella nostra realtà perché abbiamo lavorato solo con due ospedali Covid di Arezzo e di Grosseto, quindi ospedali principali, e quindi abbiamo detto che l'ambulatorio di secondo livello lo governa l'infettivologo. Questo solo per farvi un esempio di come appunto sia fondamentale secondo noi proprio passare dal il PDTA nazionale, regionale, a quello poi che prende in esame le risorse reali esistenti in quel territorio. Questo l'abbiamo fatto anche con delle strutture di supporto, quindi che coordina le attività tra l'ospedale e il territorio con una cartella clinica informatizzata, un sistema informativo territorio che prevede praticamente proprio l'utilizzo della cartella clinica ospedaliera, che viene poi visualizzata anche a livello territoriale, che integra le informazioni, che poi è diventata la centrale Covid, proprio per dare una mano nell'integrazione, nel passaggio di consegne tra queste due realtà. Questi sono alcuni dei nostri risultati, però che probabilmente sono dovuti a molti fattori, però come potete vedere anche la letalità nella nostra azienda è decisamente più bassa rispetto a livello regionale, rispetto a livello nazionale, rispetto al confronto con le altre tre aziende. Quindi sicuramente ci sono stati molti fattori che sono intervenuti su questo, ma pensiamo che aver avuto uno strumento come il PDTA per dare linee guida, indirizzi ai professionisti che si trovavano a governare questa emergenza, con quei tre punti, la matrice di responsabilità, il diagramma di flusso e l'indicatore di monitoraggio, ci abbia un po' aiutato e facilitato nel governare questa emergenza. Concludo dicendo, sicuramente l'assistenza integrata come concetto è un guazzabuglio impreciso, i suoi significati sono molteplici, così come sono diversi numerosi attori coinvolti. Chi vede nell'elefante un muro, chi vi vede una lancia, chi è un serpente. Se ci bendiamo ognuno di noi nel toccare l'elefante penserà che si tratta di una cosa differente, ma le risorse messe insieme sicuramente danno risultati importanti, e dobbiamo considerare questo strumento uno strumento fondamentale in un momento come quello che stiamo vivendo, veramente calato nella realtà e come guida ed elemento cardine per tracciare i percorsi. Grazie a tutti. Professor D'Amato, Aldo. Tutti per la discussione, poi cercheremo di sintetizzare. Ho sentito Aldo. Sì. Vorrò fare un brevissimo commento sull'intervento di Maria Giovanna. Anzitutto ringraziandola perché ha dato un contributo importante e decisivo alla scrittura del booklet. E secondo perché nel lungo lavoro che abbiamo fatto nell'ambito del progetto Macroscopio è del tutto evidente, come dire, il contributo prezioso di chi si capisce che lavora sul campo.
e quindi qualcuno che dice nasce proprio dalla realtà vissuta di tutti i giorni. E poi un ringraziamento particolare al riferimento che sia Pisanti e poi Maria l'ha ripresa in maniera più precisa sul Covid, sul prendere in carico i pazienti Covid. Faccio una sola riflessione. Grazie. Che significa la differenza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Silvia Scalmana, lavoro nella direzione salute e integrazione sociosanitaria. Lavoro nella direzione salute e integrazione sociosanitaria, area rete integrata del territorio. Allora, l'intervento è condiviso col dottor Gianni Vicario, che saluta gli organizzatori, ringrazia, purtroppo non è potuto essere presente per un concomitante impegno, ma appunto abbiamo condiviso insieme la presentazione. Molto brevemente vedrete che ritornano alcuni elementi che molto meglio di me hanno già presentato gli altri relatori, però come dire, l'esperienza che vogliamo oggi condividere con voi nasce dalla constatazione, come dire, che all'interno di Regione Lazio, come ci hanno fatto vedere anche in precedenza, esistono, li abbiamo già da anni, tutta una serie di PDTA aziendali, sono circa una ventina, che riguardano le cronicità, affiancati da oltre 60 VDTA che riguardano le malattie rare. Questo è un dato di contesto, come dire, no? Da cui dobbiamo comunque partire se vogliamo calarci poi nelle realtà. E noi naturalmente li abbiamo letti questi PDTA, no? E spesso ci siamo resi conto, come dire, che forse riuscivano a soddisfare il primo momento, la diagnosi all'interno di un ospedale piuttosto che all'interno del territorio. Più raramente riuscivano a soddisfare due aspetti, diagnosi e terapia, molto raramente anche il terzo aspetto, ovvero l'assistenza. Quindi da questa considerazione, da questo dato di contesto, nasce proprio l'esigenza di trovare invece, come dire, una cornice che possa dare delle indicazioni alle aziende, una cornice metodologica, ma anche di offerta concreta di servizi. Quindi lo sforzo è stato un pochino questo, no? Proprio anche spinti dalla necessità di assicurare una sempre maggiore equità nell'accesso alle cure, che è proprio il tratto distintivo di questa direzione, ma comunque in generale è la direzione in cui si stanno muovendo l'offerta dei servizi sociali e sanitari di Regione Lazio. Quindi, come dire, tenendo presente tutti questi aspetti, abbiamo... della cronicità, l'impatto epidemiologico delle cronicità, la necessità di presa in carico delle persone con cronicità, che ci hanno portato appunto a condividere appieno alcune considerazioni del gruppo Costruisci PDTA, che in qualche modo abbiamo fatto nostre proprio perché sentivamo, come dire, di rispecchiarci, no? In queste riflessioni e di poter trarre un grande spunto, un grande aiuto da queste riflessioni. E sono questi elementi cardine che qui abbiamo provato, portatori di bisogni globali. Qui mi ricollego con alcune considerazioni che abbiamo sentito prima, no? La persona non è solo una patologia, quella patologia cronica per cui noi stiamo pensando al PDTA. La persona è un sistema complesso attorno alla quale ruotano dei caregiver, dei familiari, un'offerta di servizi, spesso delle comorbidità. Quindi, come dire, ci sono veramente tanti livelli da dover tenere presente. Necessità di ripensamento in qualche modo del servizio sanitario regionale, centralità e corresponsabilità della persona nei processi di cura, necessità di una valorizzazione e anche spesso di una rifunzionalizzazione della rete, necessità di maggiore flessibilità dei modelli organizzativi ed operativi, necessità sempre più forte, ma questo, come dire, ce lo ripetiamo veramente come un mantra, no? Di integrazione tra cure primarie e specialistiche, nazionale cronicità, ma comunque imprescindibile nella presa in carico di una persona con cronicità. So, forse ho difficoltà.
prettamente regionali. Abbiamo tre PDTA regionali, ce l'ha ricordato il direttore Botti in apertura, codificati quindi con un atto, con un decreto regionale, che riguardano il diabete, la BPC e lo scompenso cardiaco. Abbiamo tantissime sperimentazioni a livello territoriale, veramente le più varie, le più specifiche, no? Proprio perché calate nei diversi contesti territoriali. Abbiamo un contesto regionale dal quale ugualmente non possiamo prescindere, caratterizzato da numeri grandissimi, no? Aziende sanitarie spesso di grandi dimensioni, con specificità, peculiarità di singoli modelli organizzativi. Quindi di cosa si sente la necessità? Necessità che Regione definisca degli strumenti e degli indirizzi operativi per costruire dei PDTA che, a prescindere dalla patologia, come dire, quindi non patologie specifici, però riescano a identificare degli snodi assistenziali per costruire questa comune cornice di riferimento. Quindi l'intenzione è di appunto sviluppare una cornice metodologica che definisca dei criteri di priorità, ce lo hanno detto molto, molto bene i relatori precedenti, no? Individuare quali sono i criteri di priorità, quali sono le patologie su cui noi vogliamo cominciare ad ingaggiarci e individuare appunto il PDTA con all'interno degli elementi necessari che possano assicurare l'omogeneità. Come ci siamo mossi? Abbiamo cominciato a fare una mappatura dell'esistente, no? Quindi abbiamo chiesto a tutte le aziende di mandarci tutti le loro iniziative, un grosso lavoro proprio di esame di questi documenti. Abbiamo poi fatto degli incontri successivi attraverso delle liste semistrutturate con i referenti della cronicità, e qui abbiamo preziosissima supervisione della dottoressa Silvia Cà, che saluto e ringrazio. Abbiamo condotto queste interviste proprio per dirci anche un pochino fuori dai denti con i referenti aziendali quali fossero nell'implementazione dei PDTA regionali gli elementi di criticità, i fattori ostacolanti o viceversa gli elementi che facilitavano l'implementazione del PDTA, e sono venute fuori delle cose interessanti ma soprattutto calate nella realtà. Abbiamo poi appunto individuato degli snodi organizzativi comuni all'implementazione di questi percorsi di interesse che fossero, ripeto, non patologie specifici, perché poi nella presa in carico della cronicità sapete meglio di me, no, quanto alcuni passaggi siano assolutamente comuni e non legati necessariamente alla patologia A piuttosto che alla patologia B. E quindi abbiamo fatto una riflessione all'interno su quali dovessero essere degli interventi, come dire, regolatori, organizzativi a carico di Regione Lazio, a carico della direzione, veramente macro e di contesto, no? Che potessero favorire l'implementazione dei PDTA, e viceversa quali fossero degli elementi necessari per l'implementazione dei PDTA a livello locale di azienda sanitaria. Anche qui vado molto veloce perché veramente ne abbiamo già parlato, interventi regolatori, in primis la stratificazione e l'individuazione dei target assistenziali, come ci ha ricordato il dottor Botti in apertura, Regione Lazio ha, attraverso il Dipartimento di Epidemiologia, prodotto delle liste di stratificazione per riuscire a individuare veramente puntualmente, no, la persona portatrice di un bisogno assistenziale complesso. La necessità di armonizzare e di adottare degli strumenti informatici che riuscissero a tracciare questi percorsi, e questa, non vi nascondo, come dire, è una grossa cosa in cui ci si sta ingaggiando, e forse un po', se posso permettermi, è anche un po' la chiave di volta, no? Riuscire a far dialogare i sistemi e ad averne anche contezza a livello centrale. La telemedicina, il delle associazioni dei pazienti nell'ottobre scorso, attraverso una delibera regionale, è stata codificata la partecipazione delle associazioni dei familiari dei pazienti, la partecipazione concreta ma organizzata a diversi atti di programmazione della direzione, quindi ecco, anche questo è un elemento di sistema molto importante. Il quadro regolatorio,
tutto il capitolo dell'accordo integrativo con la medicina generale, il ruolo del distretto, il ruolo della casa della salute, che abbiamo visto nelle nostre interviste essere un fattore estremamente facilitante per l'implementazione dei PDTA, e come dire, questo è un aspetto, no, che ci portiamo a casa e che terremo presenti. E poi qui si è cercato di individuare degli elementi necessari a livello di azienda, quindi criteri di eleggibilità, modalità di arruolamento, identificazione della matrice di ruoli e di responsabilità, proattività. Molto concretamente la gestione delle agende, degli appuntamenti, la prima visita piuttosto che il follow up, la temporizzazione, il recup. Noi abbiamo questo sistema, agende dedicate, sono tutti insomma, ecco, aspetti concreti ma ineludibili. L'individuazione di un case manager, la condivisione delle informazioni tra i professionisti, la gestione delicatissima dei passaggi di setting, no? Anche qui questo veramente è un meccanismo, prenderemo molto spunto anche dalla realtà già implementata di Regione Toscana, perché veramente questo è un altro aspetto che possiamo dircelo, insomma, sinceramente, no? Va sicuramente un po' oliato. E team multiprofessionale, multidisciplinare, monitoraggio, empowerment dei pazienti ma anche degli operatori. Lo imparerò alla fine. Quindi abbiamo quelli appunto della stratificazione, della informatizzazione, della telemedicina che vi ho già esposto, e elementi poi necessari all'elaborazione del PDTA che sono, come dire, proprio l'indice, no, che a livello regionale ma poi a livello aziendale si potrà seguire, quindi l'individuazione dei criteri di priorità per la scelta del PDTA, gli elementi costitutivi, quindi tutto quello che appunto abbiamo già sentito, la formalizzazione con una corretta individuazione del promotore e del committente, un passaggio questo molto importante, così come l'individuazione del gruppo multidisciplinare, la scelta delle evidenze a supporto del PDTA, che non entreranno poi magari dettagliatamente nel PDTA, ma che dovranno guidarlo, gli aspetti clinici, assistenziali, molto bene la dottoressa Pisanti, no? Gli aspetti esistenziali all'interno del PDTA, la rappresentazione, quindi il diagramma di flusso con tutti i suoi ellissi, rombi e frecce, la matrice di responsabilità, altro passaggio importantissimo, chi fa cosa, quando e soprattutto dove, e questa è una declinazione prettamente aziendale, perché Regione può dare delle indicazioni, ma poi vanno calate in quella organizzazione aziendale con quei servizi, con quei nomi di operatori, con quei numeri di telefono. Quindi anche questo è un passaggio importantissimo. La definizione di sistemi di monitoraggio, l'empowerment del paziente, il ruolo delle associazioni, il piano di diffusione, formazione e implementazione del PDTA, perché poi dopo aver scritto un documento più o meno bello, più o meno interessante, va implementato, va calato, e la proposta di template, sulla quale vado, questo è l'indice assolutamente mutuato dal documento Costruisci PDTA, quindi anche qui rivediamo i passaggi che dovranno essere presenti in una proposta di template, anche questa certamente vi carico, perché a seguito dei confronti con le nostre realtà territoriali abbiamo ritenuto magari di semplificare alcuni aspetti, ma ritroviamo tutto quanto già citato, la matrice di responsabilità, il diagramma di flusso. Abbiamo qui riportato due esempi di matrici responsabilità che, seppure in modi diversi, comunque tendono a mettere insieme questi aspetti di cui si diceva, del chi, come, dove, quando. Ci è sembrata molto interessante questa combinazione del diagramma di flusso, come dire, con la matrice di responsabilità, no? In modo da poter richiedere alle aziende proprio questo sforzo, al di là della individuazione dell'azione, individuare puntualmente quale servizio, quale relazione clinica, quale certificato e un eventuale campo per le note. E quindi, come dire, come ha detto egregiamente, ma non per essere così, il nostro direttore, siamo
lavori in corso. È un documento che abbiamo cercato di costruire tenendo presente, calandolo in questo contesto di Regione Lazio, nelle singole aziende, nei singoli distretti. Come ricordavo, appunto Chiara lo ricorderà, abbiamo veramente incontrato azienda per azienda, referente per referente. E abbiamo cercato, come dire, di mettere tutti intorno a un tavolo e di costruire questo documento, per arrivare a una formalizzazione con un atto regionale, ma a questo punto siamo all'inizio, perché poi dopo la formalizzazione sarà necessaria la diffusione e l'implementazione di questo documento, che speriamo possa servire ad aggiornare i PDTA aziendali esistenti, per cui con delle revisioni cercare sempre più di uniformarsi a queste linee di indirizzo. Potrà servire a strutturare dei PDTA a livello regionale e potrà servire a implementare dei PDTA a livello locale. Concludo, vi ringrazio. Grazie della presentazione, siamo forse un pochino in ritardo, abbiamo ancora due presentazioni per non limitare la discussione che avremo dopo, che credo sia molto importante sulla base delle presentazioni che ci sono state. Il prossimo intervento è di Giovanni Giuliani di Roche Italia. Sì, allora abbiamo solo in realtà l'intervento di Giuliani, quindi possiamo recuperare nel tempo. C'è una domanda, prego, prima dell'intervento di Giovanni. Prego. Deve prendere il microfono. La domanda non si sente da qui. Ma ha sorpreso la sua affermazione, ha detto che sono state approvate dalla Regione Lazio soltanto 3 PDTA. Allora, noi nel 2014 abbiamo avuto il PDTA per la nostra patologia, sclerosi multipla. Mi chiedo, è un PDTA che richiede molti interventi di aggiustamento, di completamento, per molti versi siamo ancora molto mancante di indicazioni corrette, secondo noi, e chiamo appunto... Mi chiedo come mai non l'ha citato neanche... Anche il nostro mi sembra che è stato normato, però. Sì, assolutamente. Se ricordo bene, ma in questo lei potrà aiutarmi, il PDTA riguarda principalmente l'aspetto farmacologico, di terapia farmacologica. Infatti, sempre se ricordo bene, è nato qualche anno fa e ha forse anche un po' trovato il suo esaurimento all'interno dell'area politica del farmaco. Lo sforzo che con la direzione, con i colleghi, insomma, che collaborano, si sta cercando di fare è di rendere, e è molto importante, dice, proprio questo singolo PDTA, che nella fattispecie riguardava un momento, no, della presa in carico, cioè la prescrizione di quel farmaco. Lei sa molto meglio di me che una persona con sclerosi multipla ha necessità e ha bisogno di un'infinità di altri interventi, no? E come dire, quello che noi stiamo cercando di codificare, perché poi diventi cogente e in qualche modo impegni le aziende a regolarsi di conseguenza, è proprio questo, di riuscire a tenere presente ineludibilmente tutti i momenti, la diagnosi con il senza, magari con i centri SPOC, magari con le politiche sociali, magari con altre iniziative. Quindi, come dire, lo sforzo, e lei fa bene a sollecitare e a ricordarci questo aspetto, è proprio questo, di uscire da questa visione a volte forse un pochino settoriale delle patologie e arrivare invece a una presa in carico, e non mi piace a me questo termine, presa in carico vale per veramente inflazionato, no? E lei forse lo ha provato anche sulla sua pelle, però ecco, riuscire a tenere presenti tutti gli aspetti. Una cosa che non ho detto è che ad esempio questo documento sarà condiviso con altre aree della direzione, ma questo perché,
come dire, l'aspetto del territorio deve in qualche modo rapportarsi con l'area ospedale, diciamo l'aspetto dell'ospedale, la specialistica ambulatoriale, la prevenzione, corretti stili di vita. Voglio dire, sono tanti gli aspetti che noi cerchiamo di mettere all'interno di questo documento, proprio perché sono tanti gli aspetti delle persone con una patologia cronica. Ma scusi, sono altrimenti che cominciamo un dibattito, poi c'è la discussione, c'è ampio dibattito per la discussione, per gli approfondimenti. Prego, dottor Giuliani. No, macroscopio, che è un progetto assolutamente fondamentale, che i PDTA fossero un tema fondamentale nell'organizzazione. La seconda cosa che non ci dice questi numeri, ma la possiamo immaginare molto bene, a fronte di regioni molto più avanti sull'integrazione della cura territoriale, abbiamo delle regioni ancora indietro. Quindi, se questo è un valore medio, immaginate la necessità di addosso del paziente. E più volte questa mattina abbiamo detto come i fondi che già sono stati stanziati potrebbero arrivare con il MES, arriveranno con il Recovery Funds, sono un'occasione assolutamente da non perdere per ridisegnare in modo innovativo il, detto molto bene questa mattina, sono qualcosa che necessitano un metodo, una struttura, un approccio multidisciplinare, necessitano una comprensione di tutto il percorso del paziente, non solamente, come finora spesso è avvenuto, affrontare un piccolo pezzo di questo percorso. Non a caso, mi sentite meglio adesso? Non a caso tutto parte dal percorso del paziente, dove addirittura il percorso dovrebbe girare attorno allo stesso. Noi oggi in Italia, probabilmente per di efficienza economica, abbiamo spesso dei sistemi molto centrati sull'ospedale e sulla struttura si deve muovere, il paziente che deve superare delle barriere per arrivare a, di nuovo questo deve essere modificato e il PDTA diventa il primo momento in cui cercare di far spostare il paziente dal proprio domicilio e costruire attorno un percorso nella direzione dello stesso. Un altro tema importante è quando noi immaginiamo percorsi nuovi, modelli di percorsi nuovi, percorsi innovativi, citavamo prima e poi ci torniamo, le terapie geniche, terapie per malattie rare, terapie agnostiche, il cui trattamento è guidato dall'analisi mutazionale del genoma del paziente. Prendere che probabilmente questi percorsi richiedono delle modifiche attive, infrastrutturali, a livello proprio anche di professionali, a volte anche nuove figure professionali. Bisognerà ragionare in anticipo per comprendere, ad esempio, quale deve essere la classificazione ai fini della fornitura del farmaco, magari anche con nuovi ruoli all'interno del percorso. Come quello dei farmacisti, richiede un ripensamento a partire dalle modalità e fini della classificazione. Richiede un ripensamento nel ridefinire per l'appunto nuovi ruoli, il non prescribing, il personale infermieristico, gli stessi farmacisti e quindi questi sono tutti temi che vanno in una fase molto anticipata. Un altro tema importante è quello delle competenze. Fino ad oggi noi abbiamo sviluppato le competenze a silos, per cui molto specifiche, molto specializzate, dove ogni figura che interviene sul percorso è altamente competente di quella parte, è questo network intorno al paziente. E potenzialmente lo stesso clinico ha anche competenze, una serie di risorse, più che di alto specialista nel momento in cui vede il paziente. Un altro tema importante è
sempre di più all'interno dei percorsi vedremo una logica di servizi integrati nel percorso. E questi servizi possono essere più svariati, non solamente un servizio diagnostico, ad esempio di terapia domiciliare. Pensiamo quando il Covid ha fatto digitali di monitoraggio a distanza, di diagnosi a distanza, e sono strumenti che sempre di più dovranno di nuovo essere sviluppati, compresi, resi uniformi, gestiti centralmente dalle regioni, perché non si può immaginare di avere una frammentazione di servizi sul territorio. E un altro elemento importante è poi che ci sia anche una tariffazione che evolve all'evolvere di questi servizi, per evitare che il sistema di tariffazione nazionale rimanga indietro rispetto agli strumenti che si mettono a disposizione. Come tutto parte dai dati, perché è importante che quando si inizia a disegnare un percorso i dati disponibili facciano capire qual è la situazione attuale, poi tutto deve tornare di indicatori anche di esito, di monitoraggio di questi indicatori. Tutto serve per capire effettivamente se il percorso funziona, dove deve essere migliorato. Questo è veramente un primo passo verso l'approccio value-based, e anche qui fra poco ci torniamo. Il dottor Sakai in precedenza sottolineava l'elemento di miglioramento dell'appropriatezza e quindi dell'esito clinico, e miglioramento in termini di riduzione dei costi, qualora ci fossero e ci sono a volte alcuni esempi di percorsi strutturati. Qui ho riportato giusto alcuni esempi che ho trovato, e di nuovo è sempre importante quando ci sono questi esempi portarli a pubblicazione, anche perché poi si diffonde una cultura in questi ambiti. E come dicevo prima, e questo era il tema toccato anche in precedenza dal dottor Martini, questo è il primo passaggio all'approccio value-based, dove noi, una volta che entriamo in questo ambito, superiamo l'approccio attuale fatto a tanti piccoli silos di budget, dove la sanità è gestita attraverso il budget per la farmaceutica, per il ricovero ospedaliero, eccetera, 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 e a quel punto si sviluppa la possibilità di andare a riconoscere una tariffa specifica con l'associazione dei pazienti, anche con le società scientifiche, anche con le università, per comprendere come i nuovi farmaci, terapie geniche, si dà in termini di infrastrutture, processi, competenze, dati, come si può lavorare in anticipo su questi percorsi, per cui nel momento in cui la soluzione corsi disegnati che consentono di recepire questo trattamento nel modo migliore possibile. Di nuovo la disponibilità dei dati è fondamentale. Quello che non si può disegnare partendo da un dato, misurare, monitorare e migliorare sulla base dei dati, rischia di avere pochissima se non nulla impatto sul paziente. La competenza è un altro elemento complesso da ottenere, perché non è come uno switch che si cambia da un giorno all'altro, visto che riguarda tutti noi, riguarda le persone, però bisogna sempre di più, iniziando anche dalle università, a sviluppare delle figure più interdisciplinari e più consci di un network attorno al paziente, piuttosto che sulla singola specializzazione. E di nuovo anche è importante come acceleratore avviare anche un dibattito su come andare a modificare un sistema di tariffazione del sistema, essendo a silos non incentiva tutto quello che ci siamo detti oggi. Qualora si andasse in quella direzione, sarebbe un incentivo molto forte a mettere anche in pratica tutto quello che in queste giornate qui e anche con il progetto Macroscopio stiamo cercando di fare. Grazie. Grande eterogeneità che esiste nei PDTA esistenti e che sono stati reperiti brillantemente dal PDTA NET. C'è stata oggi questa occasione, sicuramente non molto frequente, se non addirittura unica,
di avere una presentazione su come un PDTA deve essere costruito. Però proprio in questa occasione di come si deve costruire sono emerse, secondo me, delle criticità che rendono ancora più complesso il quadro, ma che lo rendono anche più ricco di idee, di spunti per migliorare la situazione. Le vorrei sintetizzare così queste criticità. La prima è il problema della comorbidità, che è stato illustrato dalla professoressa Pisanti in maniera molto chiara. Non si può fare una somma dei diversi PDTA, il che fa nascere la necessità di un piano individuale, che fa nascere a sua volta delle così considerazioni relativamente alle modalità di rimborso per percorso o addirittura per outcome, come ha sottolineato il dottor Giuliani alla fine. La seconda criticità, secondo me, è la necessità dell'inclusione del sociale. In questo percorso più individualizzato non basta la componente professionale medica di ogni tipo, medica o anche infermieristica, farmacista, eccetera, operatori sanitari in genere, ma la necessità dell'inclusione del sociale. Il terzo punto, altrettanto molto importante, sottolineato bene dalla dottoressa D'Amato, è che non c'è una ricetta unica, non c'è una ricetta unica per le singole ASL, e quindi la declinazione a livello locale e quindi le modulazioni a livello locale dei diversi piani organizzativi è fondamentale. Il quarto punto che emerge anche dovuto a quello che è successo negli ultimi mesi relativamente a Covid, la modalità di distribuzione, di fornitura del farmaco al paziente, che è un altro punto molto rilevante che potrebbe essere discusso, e alla fine di tutto un servizio che serve a collegare tutti questi applessi, tutti questi complessità, e la necessità di sistemi integrati. Quindi credo che davvero le motivazioni per fare discussione su questi punti e per arricchire ancora di più questa discussione di macroscopio siano tante, e a questo punto lascio il campo alle domande, se ce ne sono. Nello, dalla sala tu dirigi meglio forse. Sì, sì, grazie. Grazie, buongiorno. In realtà due domande che emergono da una serie di considerazioni. Mi presento, io sono Chiara Cerminti, responsabile Market Access e Public Affairs del gruppo Servier in Italia. Prendo un po' spunto dalla presentazione della dottoressa D'Amato, che ha giustamente sottolineato quanto sia fondamentale l'empowerment, quindi l'individuazione e la motivazione degli operatori, ovviamente, di quella che è sostanzialmente il gruppo di lavoro. Sicuramente in questa identificazione si passa anche attraverso a un processo di scelta di quelli che sono poi non solo gli operatori, ma i centri fondamentalmente specifici anche di eccellenza, no? Questo tipo, che è sicuramente uno degli argomenti principi quando cominciamo a parlare di telemedicina, quando cominciamo a parlare di prestazioni e di integrazione e di un'attività diciamo lavorativa di questo tipo, la realizzazione della pratica clinica è parte di tariffazione remunerativa. Quindi questa è la prima domanda, e volevo chiedere alla dottoressa D'Amato se e in quale modo avesse avuto possibilità di rispondere a questa esigenza. La seconda invece riguarda un po' quello che è il PI, cioè il piano, il percorso individuale di cui appunto citava la professoressa Pisanti. Mi viene in mente, mi ricorda un po' quello che è un po' l'approccio che si sta adottando in ambito oncologico, che oggigiorno fortunatamente è un ambito sempre più vicino e nel quale si comincia già a parlare di cronicità,
ma è un po' quello che è un po' l'approccio dei tumor board, no? Quindi volevo capire quanto un percorso individuale fosse sovrapponibile a quello che è l'approccio dei tumor board che si sta oggigiorno affrontando, proprio perché è necessario l'integrazione di tutti gli operatori e nello specifico di una medicina personalizzata per il singolo paziente, perché un paziente oncologico, come sapete, a seconda della stadiazione ma anche a seconda della propria anamnesi è differente dall'altro, ed è necessario un approccio integrato da parte di tutti quelli che sono gli operatori sanitari e non. Grazie. La professoressa Pisanti ha chiesto la parola, in parte credo che possa rispondere a questa domanda. La dottoressa D'Amato si è dovuta assentare per un imprevisto, quindi in questo momento non è in grado di risponderle, forse tra qualche minuto. Aldo, facciamo così, Paola risponde alla questione del PAI, della domanda, io rispondo alla questione del Molecular Tumor Board e della medicina di precisione. Ok, perfetto. Sì, prima di questa domanda stavo facendo una riflessione su quello che hai detto tu, Maggioni. Non esiste una ricetta unica, e questo è vero, però esiste uno zoccolo duro per quanto riguarda poi alla fine la costruzione di un PAI. Ci sono delle indicazioni che noi stiamo dando con questi 5 volumi che rappresentano la metodologia di lavoro. La metodologia di lavoro deve essere un'indicazione a livello centrale. Come si è leggibile la patologia, come si organizza, come si valuta, questa deve essere uguale per tutte quante le regioni. Nel momento in cui queste indicazioni vengono poi trasferite alla regione, la regione le dovrà integrare con la sua situazione territoriale, cioè la situazione urbanistica, la posizione delle strutture, quanti ruoli professionali presenta, quanti sono i medici in medicina generale, quanti gli specialisti, le case della salute. Quindi in qualche modo li deve, però mantenendo quello che noi abbiamo dato con questi 5 documenti che potrebbero poi diventare i contenuti di un indirizzo nazionale. Poi c'è l'ulteriore passaggio all'azienda, come ci ha fatto vedere D'Amato, che ha tenuto conto che non era la medicina generale a fare da tramite nel post-Covid, ma erano le USCA. Quindi l'azienda, direi scenderei anche a livello distrettuale, dovrà tener conto poi di quelle che sono l'organizzazione, le strutture, eccetera. E quindi alla fine poi il PDTA in questa maniera viene declinato in quelle che sono le indicazioni che rendono omogenea a livello nazionale la metodologia di scelta, di eleggibilità e di lavoro, fino ad arrivare poi al PAI, che deve tener conto poi a quel punto della situazione non solo fisica o psicologica, ma anche socioambientale del soggetto. E deve tener conto di quello che poi il percorso, la linea guida ha detto su quella patologia. Perché non dimentichiamo che il percorso clinico, cioè quali sono i farmaci, quali sono le prestazioni, questo possiamo ritrovarlo in molte linee guida, e questo deve essere anche in qualche modo omogeneo. Tranne che nella comorbidità, in cui dobbiamo tener conto, come dicevi, ripetevi anche tu, bisogna tener conto della sovrapposizione delle terapie farmacologiche, perché è proprio questo che può dare grandi problemi, cioè la malattia dalla conflittualità che può venire dall'uso errato di farmaci, perché le patologie sono molte. E quindi a questo punto ci troveremo alla fine che ci sarà un'omogeneità di metodologia e ci sarà poi una scelta specifica a secondo dell'organizzazione regionale, aziendale e di distretto. Per quanto riguarda poi la parte oncologica di cui parlava c'era la precedente richiesta, allora il piano oncologico viene richiamato nel piano della cronicità, perché noi abbiamo voluto, consideriamo oggi che l'oncologia oggi è una cronicità. In realtà c'è il periodo post-diagnostico, c'è tutto il periodo in realtà di terapia, ma c'è anche il periodo di follow up e di controlli. Quindi in qualche modo, pur non essendo una patologia individuata all'inizio come cronica, il piano dell'oncologica è una malattia cronica.
e quindi il PAI, e soprattutto in questi soggetti, va molto personalizzato. E l'abbiamo visto in questa emergenza, quanto il paziente oncologico avesse bisogno di più degli altri di un intervento di tipo personalizzato legato a una serie di cose. Per quanto riguarda la tecnologia, e qui finisco, nel percorso quello che dobbiamo tener conto sulla telemedicina, di cui si sta parlando tanto, ma che in effetti è stata un po' ridotta a televisita in realtà nel periodo Covid, bisogna anche lì rivedere un po' tutta la situazione dell'accreditamento della remunerazione anche sulla telemedicina. Ma la telemedicina, così come è stata interpretata, di televisita o di educazione o di informazione, ha dato degli ottimi risultati in molte patologie come diabete, BPCO, eccetera, lì dove in qualche modo è stata incrementata. Nello, se vuoi rispondere sul molecular tumor board. Sì, direi che sicuramente nell'ambito dei booklet e anche dei gruppi di lavoro, nel riprendere il concetto di un'oncologia, diciamo, di cronicità, c'è un punto nuovo che dobbiamo affrontare per non essere poi travolti dal cambiamento, che è l'oncologia mutazionale. Oggi si stanno diffondendo le profilazioni genomiche e la scelta viene fatta nel singolo paziente sulla base della profilazione genomica, indipendentemente dalla sede del tumore. Da questo punto di vista, e per dare una risposta, l'oncologia mutazionale è un esempio nuovo, cioè nuovo, che sta avanzando, ma che rafforza ancora di più i concetti che abbiamo detto. Perché? Perché l'interdisciplinarietà in quel caso è assolutamente necessaria, perché la complessità della profilazione genomica, l'identificazione delle mutazioni Dragbol, il significato di più mutazioni piuttosto che del bar mutazionale, la scelta dei farmaci, la costruzione della piattaforma genomica. Allora voi capite che queste sono, come dire, attività che non possono essere gestite da un solo operatore, quindi serve l'oncologo, il radiologo, il farmacista, il molecular tumor board. Paradossalmente l'oncologia mutazionale è la fase dell'oncologia che impone, tanto è vero che ci sono già degli esempi, Regione Veneto con delibera, ma io penso che l'obiettivo che riusciremo a raggiungere è quello di avere nella legge di bilancio di quest'anno un emendamento, una norma che dia fondamento giuridico primario ai molecular tumor board. Quindi l'interdisciplinarietà da un lato e dall'altra parte la medicina di precisione. Cioè siamo arrivati al punto in cui non è più la sede del tumore, come dire, le linee, no, qui è la identificazione, dove è possibile, della mutazione genetica nel singolo paziente, con il suo profilo mutazionale a guidare la terapia. E quindi una medicina di precisione molto spinta, che però deve essere gestita da gruppi multidisciplinari. Anche questa parte sicuramente la inseriremo nell'ambito delle attività dei gruppi di lavoro. Nello, se non ci sono, credo che tu possa passare alle conclusioni. Ma io non vorrei tirare delle conclusioni, perché credo che oggi sono state fatte, poi sono a disposizione tutte le presentazioni, quindi è inutile che io faccia di nuovo un riassunto di quello che è stato illustrato. Mi spingo invece, cerco di spingere lo sguardo all'orizzonte, quindi di vedere un po' il futuro anche di macroscopio. Allora, ci sono degli elementi che sono emersi che probabilmente hanno necessità, e questo lo dico ai componenti di RES, al pensiero scientifico, al comitato scientifico e a tutte le aziende, di trovare, come dire, una modalità di approfondimento. Saranno poi booklet, quello che saranno, bisognerà che ci pensiamo. Il primo degli argomenti è il PAI, perché in realtà
esercizi concreti in cui, una volta che abbiamo fatto la stratificazione del rischio e sappiamo che il paziente è portatore di più patologie e quindi non è che trattiamo i singoli PDTA, ma come si fa, diciamo, a fare un piano assistenziale individuale, come si fa a fare la riconciliazione terapeutica dal punto di vista della diagnosi ma anche dal punto di vista della terapia, oltretutto, come dire, mettendo insieme patologie che in oggi hanno referenti in ambito specialisti più diversi, oltre che la medicina generale. Quindi è un argomento questo di grande interesse. Il secondo è emerso qui, io l'avevo detto in altri termini, ma noi su questo abbiamo un impegno preciso. Se parliamo di percorso e poi parliamo di budget, dobbiamo parlare allora di tariffa di percorso. Se parliamo di una tariffa di percorso, allora qui veramente abbiamo molto da lavorare, perché si tratta di definire un finanziamento per percorso e non per singola attività. E se è vero questo e riusciremo a dire un percorso per patologia cronica e complessità, potremmo anche pensare ad un finanziamento nazionale e regionale non più basato su quota capitaria, ma basato, diciamo, sulle patologie, sui costi delle patologie e sulla loro prevalenza. Questo è un punto su cui, come dire, lo scontro anche dialettico, l'opposizione ideologica da parte degli economisti, ma parte anche del Ministero dell'Economia e Finanze totale, perché voi capite che noi possiamo anche parlare, ma tetti e procedure dei payback è il sistema più semplice per garantire la stabilità economica. E quindi abbandonare questo sistema di sicurezza per andare ad un sistema evoluto di finanziamento dell'intero percorso non è semplice. Quindi all'interno di Macroscopio la mia proposta è quella di aprire una fase sperimentale per poter definire con i dati real world i costi assistenziali integrati, la prevalenza e quindi ipotesi di gestione con tariffe di percorso assistenziale, scegliendo alcune realtà e alcune regioni in cui praticare. Terzo tema, difficile, ma è un passaggio obbligatorio, lo ha detto in particolare il Covid, è l'integrazione con il sociale. L'integrazione con il sociale è anche questa una parola attorno alla quale si fa molto retorica, ma l'integrazione socio-sanitaria ancora rimane un obiettivo largamente da raggiungere. C'è stato un punto che credo dovremmo riprendere nel progetto Macroscopio e che è vicino, secondo me, a poter essere raggiunto e darà un valore sociale, politico, assistenziale concreto. Mi spiego. Nell'ambito, ed è quella della fornitura che accennava Aldo prima, cioè nell'ambito della social distancing, del distanziamento sociale imposto dalla pandemia, ci sono state tutta una serie di esperienze di aziende che hanno garantito la consegna domiciliare. Allora, io penso che il progetto home delivery, intendendo però home delivery non semplicemente la consegna di un farmaco, ma l'erogazione di un servizio con la possibilità di raccogliere dei dati dal paziente, penso anche se non sono tecnologico, insomma app, eccetera, rappresenti un obiettivo facilmente raggiungibile. Credo che res pensiero scientifico, le aziende che sono qui rappresentate da altre, io credo che sarebbero disponibili rapidamente a siglare un accordo per cui per i farmaci della cronicità, basso costo, ad alta prevalenza, ma per i farmaci, tanto per capirci, della distribuzione diretta, secondo me anche per garantire un livello di accesso, per dare un servizio e non un farmaco e per raccogliere dati che non abbiamo, un progetto nazionale di home delivery, secondo me, rappresenterà anche questo, diciamo, uno sviluppo futuro di Macroscopio, poi vedremo di modificare anche la sigla, insomma. E infine la necessità di inserire in questo percorso della,
della cronicità, non solo le patologie croniche che conosciamo e che ogni volta quando si parla di cronicità le prime tre sono sempre uguali: diabete, scompenso, BPCO, oppure cambiate, fate BPCO, scompenso, diabete, ma quelle tre lì sono sempre nel ranking delle prime tre. Bisogna aggiungere un'altra patologia che sta diventando cronica, che è l'oncologia, e all'interno dell'oncologia l'oncologia mutazionale. Allora in questo modo voi vedete che il progetto assume prospettive e ha progettualità, diciamo, molto in avanti. Comunque, tanto vi ringrazio della giornata di oggi, sia per la presenza, devo dire numerosa, date le condizioni, per tutti coloro che si sono collegati o sono stati in rete. Quello che abbiamo detto non rimane, come dire, un'ipotesi aleatoria. Io credo che ci sarà la necessità, e mi riferisco ad Antonella e a Carlo, di fare rapidamente una riunione del comitato scientifico per ridefinire bene la roadmap e, come dire, per dare una prospettiva, un horizon al progetto. Grazie e buona giornata.